viene osannata, le vertenze di calciatore l'hanno fatto, i debiti sono rimasti, qualche debito è rimasto, perché loro hanno fatto altro che gestire quello che è entrato con quello che è uscito, ma non è mai stato sufficiente quello che è entrato per sopperire alle spese, quindi ci sono stati strascichi, ma non è un problema, non c'è un problema. Noi abbiamo 29.000 euro di IVA al 31 dicembre 2010. Questi sono i dati di quelli da fare. Di conseguenza l'IVA del 31 dicembre 2011 è diventato di 75.000 euro perché c'era le ricadute della rifondazione della squadra a dicembre 2010, eccetera. 75. E 13.000 euro di IRPEF. Quanto è il conto? Stiamo parlando sino al 31 dicembre 2012. Quindi questi devono essere ripianati con i soldi che dovrebbero arrivare dall'European? No, ma questi fanno parte, scusa, poi dentro c'è il residuo, è questo, 18.000 euro alla Lidl Viaggi e 19.000 euro alla Garman, un decreto ingiuntivo con ipoteca sulla casa di mia proprietà di 10.000 euro del famoso manutentore del manto erboso, che non ho capito perché sono riusciti con il silenzio del comune, sono riusciti a farmi fare l'ipoteca sulla casa, 10.000 euro. Per 10.000 euro? Sì, 10.000 euro. Per aver fatto interventi straordinari quando giocava la nazionale dei ragazzi a Nardò, intervento che secondo l'ufficio del comune rientrava nell'ordine della richiesta, perché la straordinarietà era prevista nel contratto di appalto. Fatto sta che ha fatto le comunicazioni, l'ha fatta a me e l'ha fatta a Nardò. Nardò gli ha risposto che senza scrivere non gli toccava niente. Sono passati 60 giorni, io mi sono fidato del comune di Nardò che gli avrebbe comunque scritto, e dopo 90 giorni hanno fatto tutti i casi giuntivi. Inattaccabile, non potevo manco fare ricorso, e quindi pende un miglioramento di 10.000 qualche cosa sulla casa di mia proprietà. Allora, il ragionamento di fondo qual è? Il ragionamento di fondo è che a questi c'è da aggiungere 9.000 euro della Garman, 18.000 euro degli Italviaggi, 4.000 euro di una società che ci forniva materiale sportivo, palloni, eccetera. Quindi diciamo per l'agenzia elementare. Spese legali per un paio di migliaia di euro, perché sono cause che abbiamo fatto sostenere per infortuni contro le cliniche, quelle cose eccetera. Ma questi sono, non c'è niente altro. Quanto sono? Ma c'è. Metto in mano. Quanto sono? 170, 165? Più o meno. Sono 100. Sui 180, 190. Queste sono. Però ovviamente se tu togli quelli dell'agenzia delle entrate, no? Che comunque quelle possono essere rateizzate a se si tratta di IVA e IRPEF, no? IVA e IRPEF, sì. Quindi voglio dire, non c'è assolutamente problema sotto l'aspetto. Quindi se non dovesse arrivare, tu ti rivarrai sulla... Io devo intanto, se non dovesse arrivare niente, io entro il 30 di novembre sarò obbligato, per le ricadute di natura penali che ci possono essere, sono obbligato a fare la transazione con l'agenzia delle entrate per quelle somme, per 200, sono 120, no, 110, per le cose. A fare una transazione con l'agenzia delle entrate e farmela realizzare a 60 mesi. Quelle sì, poi vi posso rivalere sull'Europa, perché con il passaggio, dice un codice civile, chi subentra si assume l'onere. È diverso l'SRL. L'SRL risponde del capitale sociale, invece qua risponde in soli il presidente, quindi chi acquisisce sa come deve. Riponi fiducia? Sicuramente sì, io ho fiducia quando spegno, sicuramente sì, perché tra l'altro ti ripeto, ho fatto tutti gli accertamenti del caso e sarei uno sprovveduto se non dovessi riconoscere che questo passaggio era l'unico che si poteva fare per garantire.
garantire continuità al campionato. Quindi diciamo che anche l'European avrebbe interesse a chiedere la rinuncia al campionato, cioè che la società dal punto di vista sportivo venga meno, o può avere qualche interesse a far sparire. Ti faccio un esempio. No, si è sbandierato tanto questa situazione, ma le vertenze calciatori sono state pagate, no? Le prime e le seconde. Ma quanto montavano? Cioè? 40 le seconde, no? Quante erano quelle degli argentini? 25 le prime e 40 le seconde. E gli acconti sono stati dati. In questa stagione? Sì. Ma stiamo parlando. Sono stati dati, non ti pronunciare, perché se non sai non ti pronunciare. Me l'ha descritti ieri sera, se ti ricordo, quando parlavamo con. Ma stiamo parlando tipo di. Hanno tirato fuori 800.000. Scusa, una domanda. Ti interessano se la liquidità c'è e se il progetto c'è? Perché il progetto, non dimentichiamoci, non sto scherzando, il progetto di trasferimento di figure professionali, ragazzi promettenti del Centro Africa, hanno è uno dei primi assoluti. Il progetto c'è, giovani ci sono, non ci sono né soldi né squadra. Dobbiamo essere poco concreti. Alex, tu che hai esperienza, comprendo tutto questo discorso, hai però sicuramente esperienza più di me, no? Dico che purtroppo se non si sono arresi, perché in questa situazione l'unica cosa è certa, sarebbe dire signori basta, c'è soldi, chiudiamola, no? Se si continua a dire aspettiamo perché ci sono le risorse, perché le risorse sono certe, perché le risorse devono arrivare, capiamo tutto quello che vogliamo, l'Africa non è un continente europeo o americano, cosa speriamo? Ha delle problematiche, no, però loro devono anche rendersi conto che ci sono delle scadenze che qui ho capito. Ma io lo capisco perfettamente e ti dico sinceramente cosa giusta che secondo me ha detto ieri Michele Piccione è stato quello di dire non si tratta di 30 ragazzi ma si tratta di 30 famiglie, ed è giusto, l'unica ricaduta è quella, perché effettivamente se c'è gente che ha sparito la famiglia, ha scritto i figli a scuola, è chiaro che è un danno sostanziale, no? Quindi questo siamo rimane in dubbio però ancora, perché Sandro Manieri ti ha contattato spiegandoti o dicendo vedi mi ritrovo in questa condizione, cioè, visto che hai detto che il tuo disimpegno. No, non sono stato chiaro prima. No, non ho capito perché. Io ho detto che Sandro Manieri l'ho chiamato io, alla luce di quelle cose che si sentivano in giro, e sull'intervista di Michele Piccione sulla Gazzetta qualche giorno prima. Io l'ho chiamato per dire scusa Sandro, prendiamoci il caffè perché voglio capire come sta la situazione. Cioè, i soldi, 25.000 euro che io ho anticipato, 19 per l'iscrizione, perché sono in conto anticipo quelli, Tenete conto che io ancora dalla SD Nardo Calcio su bilancio ho un diritto ad una restituzione di 147.000 euro, che sono somme che io ho anticipato, quindi sono inserite in bilancio 147.000 euro anticipazione del presidente. Se a quelle aggiungiamo questi 25, perché io per farli uscire dalla banca la motivazione dovevo darla, non era troppo un bilancio di così, e quindi sono somme che io, infatti ho detto scusa Sandro, al di là di tutto il pregresso e di quello che dobbiamo sanare eccetera, lo capisco, ci sono ritardi, non è un problema, ma vista la situazione come sta, come visto che sulla stampa si sente, si rumoreggia, anzi si dice che ci sono problemi, e avevi detto tu in giro che giovedì avresti stato, come sta la situazione? I soldi miei li prendo, non li prendo? E lui mi ha spiegato qual era la situazione e ha detto, anzi dice, secondo te in questa situazione che devo fare? Devi andare a parlare chiaro, devi dire che se sei convinto che i soldi arrivano, devi dire la verità, devi dire come stanno le cose, dopo di ciò la gente ti può capire, ti comprende, potrebbe dire andiamo avanti un'altra settimana, oppure può dire non c'è più, io approfitto delle 16 di settembre che si chiudono le liste, qualcuno magari che ha ricercato il mercato se ne va. Ma io dico, ne perdi qualcuno, ne perdi molti, però parla seriamente alla persona. Sì, ma questo è stato il coinvolgimento. Io, e lui si trova lì, perché lo ha coinvolto Ranieri, per un rapporto progettuale che Ranieri ha
istituito per l'azienda che lui c'ha a Cortina. Basta, questo è. Non è stato chiamato, si è trovato lì e quindi l'hanno coinvolto. Questo so io.